De Falco ha gestito i soccorsi veramente male. Si è occupato soprattutto di crocifiggere il comandante Schettino, senza curarsi delle proprie responsabilità. Sì, ascolti, sono Capomarzo. Ha chiamato il comandante della nave, no? E dice che le motovedette stanno nel posto sbagliato, se possono andare fra la terra e la nave, se potete fare una chiamata generale a tutte le unità che stanno lì, che non sono impegnate nel trasbordo, di portarsi fra la terra e la nave. Quando la nave si ribalta sul suo lato destro, molti passeggeri cadono in acqua da quel lato, perché quando la nave si ribalta la forza di gravità ti sbatte fuori. E anche Schettino ha subito le stesse conseguenze, lui non è immune dalla forza di gravità. Poi, quando il comandante Schettino arriva sugli scogli a 20 metri a fianco alla nave, chiama subito la capitaneria di Livorno e quindi De Falco per avvertirlo che fra la nave e la terra erano caduti molti passeggeri in acqua e quindi chiede di mandare con urgenza dei gommoni, delle imbarcazioni con dei fari per recuperare le persone cadute. Ma De Falco si guarda bene dall'ascoltare i consigli del comandante Schettino. Qua non c'era nessuno, tutti stavano sul lato di sinistra, quindi io chiamo, quando la nave si rovescia, chiamo per far venire a pattugliare quest'area di mare qua, che se la nave si ribalta in questo modo, la gente stava male in questo lato qua, a sinistra ormai stavano sulla nave, bisognava solo andarla a recuperare, cosa che poi alla fine hanno fatto. Adesso la caparbietà e l'insistenza a dare delle formulazioni inutili ed esibirle mettendo vergogna prima a tutto il corpo delle capitanerie e poi agli altri. A che cosa è servito a esibire una telefonata inutile, completamente inutile? Questo era lo scenario che si è venuto a creare di colpo. Non è che la nave si è scesa dritta, si è capovolta, si è abbattuta di colpo, è quella famosa telefonata che è stata celata agli atti, non è stata divulgata. Attenzione, la nave si sta rovesciando, si è abbattuta. Sì, per tutte le operazioni in zona contattate il Golf 104 della Guardia di Finanza, che è OSC in zona. Attenzione, la nave si sta rovesciando, attenzione, allontanate un attimo, attenzione. Questo avviso di emergenza l'ha fatto la G104, che è una motovedetta che era stata denominata dalla stessa Capitaneria di Livorno, OSC, ovvero coordinatrice dei soccorsi sul campo, la quale con una chiamata generale ha avvisato tutte le imbarcazioni e natanti in zona di allontanarsi dalla Concordia perché si stava ribaltando. Ovviamente questa comunicazione di soccorso è stata anche registrata dalla Capitaneria di Livorno, quindi loro erano perfettamente a conoscenza che la nave Costa Concordia in quel momento si stava rovesciando. Una volta che la nave si è abbattuta sul lato destro e io con la lancia che sottraggo alla nave al lato destro, che come lo vediamo qua è sott'acqua, è sotto praticamente questa parte della nave, si sarebbe trovata la lancia sulla quale io sono dovuto per forza saltare per liberarla da morte certa, riesco a raggiungere la scogliera, metto in salvo le persone e chiamo la capitaneria. Chiamo la capitaneria e spiego chiaramente al comandante De Falco che la nave si è abbattuta di 90 gradi con il lato destro che tocca sul fondo. La nave di colpo si è ribaltata sul lato dritto e adesso è completamente ribaltata di 90 gradi e appoggiata praticamente su uno scoglio su un fianco, ok? Su un fianco 90 gradi a dritta, ok? Su un fianco 90 gradi a dritta. È chiaro che la nave, a questo punto, tutte le persone di destra sono scivolate in acqua e se eventualmente fosse rimasto qualcuno sulla sinistra, ovviamente io non potevo averne contezza di quante persone, se c'erano, e quante ne erano a sinistra, eventualmente. Quindi, alle 00:28, vengo contattata dalla Capitaneria di Livorno, la quale era a conoscenza della conversazione fatta dall'informativa data che la nave si stava rovesciando, quindi è semplice e chiaro prefigurarsi che la nave sta abbattuta. La sala operativa di Livorno mi chiama per sapere se avevamo evacuati tutti o se c'erano rimaste altre persone dall'altro lato. Io ovviamente non sapevo quante persone c'erano. E continua a martellare
per sapere dal comandante quante persone ci sono sull'altro lato della nave, il lato sinistro. Schettino gliel'ha già detto molte volte che lui da dove si trova sugli scogli non può vedere dall'altro lato della nave. E poi qual è l'urgenza? De Falco già sa la situazione qual è, perché dall'altro lato della nave, il lato sinistro, ci sono molte motovedette che continuamente lo informano. Pronto? Sì, comandante, compamare Livorno. Sì. Allora, quante persone ci sono ancora a bordo da sbarcare? Allora, io credo di averle sbarcate praticamente tutti, poi onestamente in questo momento qua credo che siano tutti quanti a terra. No, non credo, perché mi dicevano le vedette, c'è una cinquantina, perché la nave è talmente sbandata che non ce la fanno più a cavare le scialuppe, alcuni sono addirittura tuffati in mare. Sì, ma come infatti, io li stiamo recuperando, io sono qua sulla lancia, li stiamo pigliando uno a uno. Mi serve sapere quante persone ancora a bordo sono da sbarcare o se tutti sono sbarcati effettivamente. Allora, se lei mi dice, allora le dico, io la nave era inclinata sul lato dritto, io onestamente adesso mi trovo sulla lancia che mi sono trovato, mi sono sentito la nave addosso, e da sinistra crediamo che erano più o meno evacuati tutti quanti, no, tutti stati sulla sinistra, li hai visti? E quanti sono saranno rimasti gli altri? Aspetti un attimo, comandante. La sala operativa di Livorno risponde, no, le motovedette ci dicono che vedono persone sul lato sinistro. Bene, allora se io mi trovo su questo lato e sto a destra e c'è una muraglia cinese che è una nave alta, in questo caso oltre 30 metri, con una ciminiera davanti, io come posso sapere se è vero che sono sbarcati tutti quanti? Voi avete già un dato certo, perché avete dalle motovedette che in contatto con la OSC, la G110, trasmette alla capitaneria di Livorno, che sta a 150 km di distanza. Quindi se loro le vedono le persone, è chiaro che ci stanno. Che mi chiedete a fare a me se ne ho contezza di quante ce ne stanno? E certo, io non lo so, e anche se lo potessi sapere, come faccio? Vi dico il numero, ma indipendentemente se sono 50, sono 48, sono 60, indipendentemente dalla precisione del numero, è chiaro che ci stanno. Quindi dato da sapere, per chi deve recuperare, A, è che la nave ha abbattuto, B, che ci sono le persone da andare a prendere. E questo è il dato chiaro. Quindi tutta questa altalena e questa giostrina di dati, quanti ne sappiamo, fammi sapere il numero, eccetera, eccetera. A che cosa serviva nella pratica? Quando sapete che li dovete andare a prendere? Ma io sto qua, l'ho detto a tutti, l'ho detto alla capitaneria di porto, l'ho detto all'unità di crisi, l'ho ripetuto alle 0042 al comandante De Falco, dicendo che la nave è abbattuta sul lato destro, sul fondo. Lui mi conferma, sì, è abbattuta, sì, è abbattuta, questa nave è abbattuta. E per chi ha fatto scendere le persone? E per chi avete abbandonato la nave? Mi sembra era un avvilimento comunicare un'informazione che doveva essere attinta in primis dalla sala operativa di Livorno, che doveva gestire i soccorsi, dalle motovedette che erano state, specialmente la G104, che era stata designata come coordinatrice dei soccorsi sul campo, alla quale bisognava dire, scusate, il comandante mi sta dicendo che la nave si è abbattuta di 90 gradi, sta col lato destro appoggiato sul fondo. È vero questo fatto, oppure no? Ma se è vero o non è vero, serve per predisporre le operazioni di recupero delle persone. E questo è un dato che deve essere chiaro, indipendentemente dal comandante, se poteva andarci o meno mettendo le ali con l'elicottero oppure con una barca che lo portasse a fare il giro della nave e salire da qualche parte. Siamo d'accordo, ma ci rendiamo conto della stupidità e della ignoranza nel formulare questi dati? La preoccupazione di De Falco nella gestione dei soccorsi è stata una sola: aggredire in ogni modo il comandante Schettino perché potesse diventare il capro espiatorio. E poi lasciatemi dire un'ultima considerazione. Chi ci ha guadagnato personalmente dal naufragio della Concordia? Non certo i naufraghi, non certo Schettino che sta in carcere. L'unico a guadagnarci in tutti i sensi è stato De Falco, che con quella frase stupida, inopportuna, maleducata, è diventato senatore.